Salve a tutti ragazzi e bentornati a Pokémon Heart Gold. In questa parte cosa facciamo? Andiamo a prenderci un'altra medaglia, probabilmente. Dico probabilmente perché non so se riuscirò a far entrare tutto in una sola parte o se magari farò la centrale elettrica in questa e Misty nella prossima, perché sì, oggi è il momento di fare la centrale elettrica. E non vi spiego nemmeno il perché, perché tanto ormai tutti conoscete Heart Gold, vi state rivedendo il mio let's play solamente per sentire che cosa dico, che oramai è diventato l'obiettivo primario di chi guarda i let's play su YouTube. A meno che non si tratti di un gioco appena uscito, ma Pokémon X l'ho già fatto, quindi. Bene! Ok, allora. Non pensavo si potesse passare qui in mezzo. Ok. Basta fare i cretini. Cosa facciamo? Andiamo a vedere subito in palestra. Quella di Misty di Celestopoli, siamo a Celestopoli, noteremo che non c'è nessuno. Molto bene, questo ci fa pensare che dobbiamo fare altro. Da notare che qui c'è il negozio di bici che adesso praticamente se ci entrate dentro è vuoto, cioè c'è il padrone ma non ci sono più le bici e lui ci dirà che ha spostato la sua filiale a Fiordoropoli, ma praticamente vende solamente a Fiordoropoli e qui non vende più nulla e di conseguenza niente, poverino. Comunque, qui dietro ci dovrebbe essere tipo qualche caramella rara e passa il treno. Ok, perfetto. Caramella rara, caramella rara. Secondo me è qua sotto, eh. Oddio, non c'ho voglia, vai, va, lasciamo stare. Allora, lì c'è il Ponte Pepita, che non avrà più gli allenatori, purtroppo. Ma gli allenatori comunque li troveremo più avanti. Dove dobbiamo andare noi invece è qui sul percorso 9, in cui si va per il tunnel roccioso. Stavo per dire Monteluna, invece il Monteluna si trova a Plumbeopoli. Ecco, non facciamo questi erroracci. Allora, vediamo un pochino chi necessita di allenamento. Io direi che Poliswag, che ancora a livello 51, deve recuperarsi un paio di livelli. Ho ancora Madball nel box, perché ho Cutter che mi serve per taglio, perché taglio mi servirà. Quindi, andiamo con due Surf e ciao ciao Raichu. Ecco perché non ho cambiato Pokémon. Allora, per Raichu mandiamo Dumbo, che fa un bel terremoto, e ciao ciao Raichu. Perfetto. E fuori una. Allora, da questa parte non si va. Saliamo su. Vediamo un po' cosa c'è qui. C'è un allenatore, quindi andiamo ad affrontarlo. Perché io non voglio saltare allenatori. Ce ne sono anche a nord di Celestopoli, dove c'era la vecchia casa di Bino, ma quelli li faremo più tardi. O magari nella prossima parte, non ne ho idea. Poliwrath! A proposito, io devo far ancora evolvere il mio Poliswag. No, ma tranquillo, Dlarz, prenditela comoda. Guarda, fallo evolvere dopo la battaglia col rosso, quando l'Let's Play sarà già bello finito, va? No, non ti devi colpire da. Ok, perfetto, bravissimo. Allora, vediamo un po'. Da questa parte, qui c'è un campeggista, un altro. E lo affrontiamo. Goldack, qui cambiamo Pokémon. Ecco, adesso mi servirebbe Madball, ma non ho Madball. Quindi chi possiamo mandare? Mandiamo Acrobat. Usiamo un bel volo che è Stab, che non basta purtroppo. Usiamo un altro e ciao ciao. Sandslash, e qui dovevo cambiare di nuovo, sono uno stupido. Fai Poliswag, Surf, Bittalo, perfetto. Ok. Qui sotto c'è qualche avventuriero. Sì, ok, mi ricordavo troppo bene. Da Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Ok, Surf, basta. Dugtrio dovrebbe bastare pure qui. Surf, perfetto. Bene, stiamo andando abbastanza velocemente oggi con gli allenatori, il che mi fa molto molto piacere. Ricarica totale e saliamo su. Ormai dovremmo essere vicini alla zona in cui c'è da fare surf per arrivare alla centrale elettrica. Qui usiamo taglio, ecco cosa mi serve Cutter. Ci sono strumentini qui da prendere. Inoltre, se non si vuole usare surf, c'è anche un'altra via per arrivare alla centrale elettrica o al tunnel roccioso, quello che volete voi, dipende, comunque la zona è sempre quella, ed è usare taglio, anche se, boh, non lo so, dipende, userò quello per cui ci metto meno tempo, che non mi ricordo quale sia, però ok, lo scopriremo molto presto. Ok, avventuriero, Pantano Bomba no, non mi interessa, Graveler. Perfetto. Qui c'è da usare taglio per uno strumento, ecco infatti, ho fatto bene a portare Cutter, mi ricordavo bene, qui c'è assai da usare taglio, non solo qui, anche al percorso di sopra, che ci andremo, credo, nella prossima parte. Allora, non lo so, non lo so, faccio tutto in una parte o divido? Dipende dal minutaggio.
Ah! Ok, fantastico. Cambiamo Pokémon, mettiamo Acrobat. Cerchiamo di portarli tutti al 54. Almeno ci proviamo. Dovrebbero essere finiti gli allenatori, no? Sì, infatti, fatto bene, stavo per usare uno strumento. Tanto qui c'è il centro Pokémon vicino. A parte che comunque non mi serve più. Ok, qui c'è il centro Pokémon. Ah, ecco, mi ricordavo, ci vuole per forza Surf, perché con Taglio arriviamo al tunnel roccioso, con Surf invece scendiamo giù alla centrale elettrica. Ok, benissimo, grazie. Non possiamo usarlo da qui, va bene. Prego, usiamo Surf. E andiamo sotto. Ma siamo ancora a 6 minuti, magari faccio tutto in questa parte, non lo so. Però magari con sti selvatici, eh. Ecco, lo sapevo, lo sapevo. Ok, centrale elettrica della regione di Kanto. Mi ricordo ancora quando ero piccolo e trovai Zapdos davanti alla porta e tipo era... è stato bellissimo, è stata una delle cose più belle di sempre. Io mica lo sapevo che c'era Zapdos lì davanti, eh. Chi ha osato rubare il pezzo del generatore? Gli ho dedicato così tanto tempo! Se prendo il criminale gli farò provare la forza del mio raggio scossa! Bzzz. Ok. Quindi, manca il pezzo del generatore ed è proprio quello che dovremmo fare. Adesso questa gente, se non sbaglio, dovrebbe darci indizi abbastanza utili. Ho avuto notizie da Celestopoli, sembra che un tipo sospetto si stia girando nei dintorni. Aiutaci per favore, dicono che dalle parti della palestra bla bla lo so, dai, su, andiamo, subito, dai. Ok, direi di volare di nuovo a Celestopoli. Volare, dov'è? Acrobat, ok, eccolo. Let's go. E andare... no, dobbiamo andare nella palestra, ecco. Ta-daan! Chi non muore si rivede, nuovo membro del Team Rocket. Dopo tanto tempo, eh. Oh, sorry, ti ho fatto male? Io very busy, non ho tempo per parlare. Se qualcuno mi vede sono in trouble. Oddio, questo accento così british, oh mio Dio, ragazzi, invitatemi a bere una tazza di tè alle 5, per favore. Oh no, tu mi hai visto now, errore, big big mistake. Hey you, dimentica di avermi visto, ok? Tu non hai visto né sentito nothing. Bye bye, see ya. No dai, see ya, no, troppo americanizzato. Vabbè, sono più abituato a parlare l'inglese versione americana che... Ok, siamo pronti per arbitrare la partita di beach volley in Reggiseno. Che okay, no, basta, dai. Allora, il pezzo non lo troviamo adesso, quindi è inutile che vado lì. Per adesso dobbiamo limitarci a inseguire la recluta del Team Rocket, che dovrebbe essere sul Ponte Pepita, se non ricordo male. E ok, Celestopoli è stata ingrandita parecchio, eh. Eccoci qua, percorso 24, eccolo lì. Da notare, guarda, proprio antisgamo, ma... Ehi là! Oh no! Mi ero hidden proprio bene, ma mi hai discovered! Io sono il solo stranger nel Team Rocket. Ho pensato, stop the electricity, la gente trema dal terrore. La mia missione è top secret, non bisogna dire a nessuno il mio plan. Ma se tu vinci contro di me, ti svelo il mio mystery. Understand? Che aspetti? Let the fight begin! Va bene. Ti farò il sedere a colpi d'inglese allora, perché credo che anche in inglese io sia meglio di te, non solo nella lotta. Vai! Durata abbastanza poco, eh? No, davvero, non posso. E va bene, alright. Ora ti svelo un mystery. Ho rubato un pezzo macchina e hidden in palestra Celestopoli. Guarda around the water, vicino ai galleggianti. Però, don't forget, Team Rocket verrà per la vendetta against you. Arriveranno i miei friends della regione di Yoto. No... What? Cosa dici? Team Rocket bye bye? Sconfitto? Destroyed? Oh no, and now? Che faccio io? Qui sembrava tipo sardo. Che faccio io? Ok, io torno al mio country e poi creo my new Team Rocket. Goodbye. Sì, certo, guarda, Team Rocket versione americana. Gennaro Bullo mi sta chiamando, perché? Allora, io approfitto per affrontare un po' di allenatori, un po' di trainers, come direbbe quel membro del Team Rocket. Intanto,
Qui praticamente gli strumenti sono tutti invisibili, ma ok. Approfittiamo, dai, affrontiamo un po' di allenatori, va. Siamo ancora a 10 minuti. Comunque va, Misty la faccio in questa stessa parte. A questo punto mi conviene. Pensavo ci volesse di più. Vabbè che devo ancora affrontare tipo 6 allenatori, quindi non cantiamo vittoria troppo presto. Aia! Guarda sto maledetto. Bam! Botto in testa, brutto colpo. Che maledetto che sei. Maledetta. Scusami. Ehi là! Stavo arrivando io, eh. Un po' di tempo, un po' di pazienza, ragazzi. Un po' di pazienza. Troppo scontro non gli fa una bega. Aia. No, 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 no. No! Ok. Benissimo, 54 Vaporeon e qui adesso possiamo tranquillamente cambiare e mettiamo Flamingo. Mettiamo Flamingo, dai. Psichico. Palla ombra. Perfetto. Possiamo cambiare l'ordine dei Pokémon. Mettiamo Flamingo e Acrobat, che sono gli unici due. Anzi, no, c'è anche Dumbo tecnicamente. Vero Dumbo? Io voglio allenare Dumbo. Vabbè, lo metto se ce ne sarà il bisogno, ovviamente. Ecco, adesso ce ne sarebbe stato tranquillamente bisogno, perfetto. Detto fatto proprio. Aia! Aia! Perfetto, 53. Dove dobbiamo andare? Di qua. Lotta in doppio, bitches! Perché noi adoriamo le lotte in doppio. Ok, 6 Pokémon? Addirittura 6? Va bene, ok, ci metteremo un po', però ok. Vai, stiamo facendo tutti one hit KO. Perfetto, così. Adesso non so se ci riuscirò, penso proprio di sì, però. Ok, alla grana. Mamma. No! No, è resistito! Come ha fatto? Perfetto. Mi devo per forza paralizzare, guarda. Qui ci dovrebbe essere tipo il penultimo, perché poi ce n'è uno più davanti che ci dà la pepita. Cavolo. Perché? Mi strozzo, va bene comunque. Maledetto me che uso palla ombra su Porygon, che è normale. Va bene, ecco lì l'ultimo. Un secondo che faccio taglio qui. E prendo questa proteina. E là? Hai dovuto battere un avversario più del previsto, eppure te la sei cavata egregiamente lo stesso. Eccoti un premio, come promesso, e otteniamo la pepita. Lui però non sarà un membro del Team Rocket come nei vecchi giochi, ma sarà semplicemente un fantallenatore? Sì? Ok. Quindi lo sconfiggiamo molto rapidamente. Wartortle, mettiamo Acrobat, dato che lui è arrivato a 54, intendo Flamingo. Confuso più paralizzato? Perfetto, io attacco lo stesso. Ok, 54 anche lui. Adesso possiamo mettere Dumbo, che è l'unico. E ci si trova perfettamente perché Charmeleon è debole a terremoto. Ottimo, così. Bene. Allora, adesso. Io metterei pure Dumbo davanti, ma dobbiamo affrontare la palestra, quindi non ha senso. Palestra di tipo acqua, quindi vi lascio ben immaginare. Questa è la vecchia casa di Bill, Miramare casa di Bill. Dove adesso però ci abita il nonno. Oh, sei qui per vedere mio nipote? Sai, si chiama Bill, è nella regione di Yoto. Fa non so cosa con il PC, perciò sono qui a occuparmi della casa. Mio nipote mi ha parlato di un Pokémon dal corpo blu e rotondo a cui crescono foglie verdi sul capo. Jumpluff? Jumpluff? No, adesso mi dovete dire nei commenti chi è sto Pokémon, è Jumpluff, no? Boh. Ecco Misty. In compagnia del suo fidanzato, che scappa via, tra l'altro. Misty, non ho per caso rovinato niente. Ah, perché mai vieni ad importunarci adesso? Sai come si chiama una persona come te? Una peste! Sì, sei una vera peste! Mi ha chiamato peste, adesso mi suicido! Quelle sono medaglie delle palestre di Yoto. Ne hai 8, devi essere in gamba. E va bene, vieni alla palestra di Celestopoli, sarò felice di sfidarti. Sono Misty, capo palestra di Celestopoli. Va bene, signorina, stia un po' calma, non lo so, qualcosa. Del genere, può organizzare un altro appuntamento con il suo ragazzo quando vuole, non è che adesso. Mi sa che ho fatto un po' il terzo incomodo oggi, eh. Ok, siamo tornati. Andiamo a farci curare dalla donnicciola. Prego, donna, mi curi.
E comunque siamo arrivati a 15 minuti, quindi non lo so, facciamo misti? Non la facciamo? La facciamo? Non la facciamo? Ma io direi di no, dai, facciamola nella prossima parte. Per oggi è tutto, nella prossima affronteremo misti, quindi niente, bye bye!